Eccoci qua. Ho scritto come titolo "Ieri è andata bene, oggi non si sa", invece oggi già si sa perché dovevo iniziare alle 4, ma sto iniziando adesso perché c'è stato un download che ha cambiato la schermata adesso, questa qui, bella, devo ammettere. Ma ho dovuto aspettare mezz'ora, vabbè. E che ci vuole? Carichiamo la partita, vai. Dovevamo diminuire le cose di battaglia. Vediamo un attimo. Minchia, ancora non era partito il crimine. Non ho cambiato la schermata, vabbè, ce l'abbiamo fatta, dai! Finally, Cassandra, come back to Rome. Allora, vediamo un attimo un po' come siamo messi con le missioni. Cazzo di vero, non l'ho ammazzato ieri. Il cano, no? Non l'ho ammazzato, ammazzato. Ora, buonasera, Xander. Cioè, ho visto una lista un attimo fa. Ho visto una lista. Il cano sta lì. Noi siamo qui. Campo di battaglia Corinzia. Qua Alexander, tutto a posto? Perché devo uccidere il capitano lì? Un vaso. Ma ieri mi dicevi che per sbaglio hai ammazzato il cavallo, ma ti ricordi più o meno in che punto è? Oddio. Sto pensando dei punti di riferimento. La live è andata a rilento una certa. Non ti vorrei dire nella a metà della prima parte. Uccidere persone.
stanco da lavoro con l'arrivo d'estate. Ma io invece oggi normale, oggi sto di riposo. Claudio invece lavora pomeriggio, quindi ha attaccato male la testa alle 9. Torno dall'orto al massimo tra quattro per me. Che non è posto per me. Ah, perché? Dai. Cerca di valutare. Ah, tutti proprio? Pensavo erano nemici, pensavo. Ma stiamo a due passi nemici da noi, però. La sua positività, è come ho detto appena iniziata la live, già si sa che ci sono stati problemi perché appena entrato già ci avevo dovuto fare un download di 30 minuti. Che volevo iniziare alle 4 invece non ho potuto. Mi faccio di un scemo. E dai, vabbè, meglio per me.
Per quello, perché volevo entrare, ho acceso la play, vado per entrare nel gioco, download, dico no, vabbè. Quindi ho dovuto aspettare. Bellissimo. Dai. Quello pure io. Dai. Vabbè. Mi ha messo solo paura. A livello 10, quindi non possiamo solo questo qua, c'è che quest'altra qui, ma questa devo fare anche dopo. No, devo vedere un'altra cosa, a mappa. Andiamo qua, dai. Alla tomba di cosa? Oggi mi sono arreso al fatto che non potrò trovare una cazzo di tazza un po' grande per fare colazione. Tutte piccole così. Io, ma che cazzo, che ci mangi? A salvare dai lupi. Bastardo. Figlio di puttana. Quanto me ne vado? Ma quanto me ne vado? Ma io ho menato io! Ormai neanche posso rivederlo dalla live, mo che passa. Vabbè.
A livello 12, ecco perché mi ha massacrato, vaffanculo. Queste cose un po' concordo con quello sul server, che dicono che il GDR un po' in questi giochi rovina un po', ma non è il GDR che rovina, è che è fatto male. Perché io non posso solo perché ora a livello 12 mi tocca, mi uccide. Sono tutti civili. Ma è un po' sbagliato però, perché non è che stiamo a parlare di livello 20, anzi, livello 30 o 40, là mi fa il culo appena mi sfiora. Stiamo a parlare di 4 livelli, anzi di 3 livelli. Tutto solo là. Urina la sorda? Laggiù c'è una missione. Imbicchiata! Ragazzi, sta cosa. Infatti a questo punto di vista erano meglio gli altri capitoli, perché non c'erano i livelli e stava la tua abilità o la confidenza che avevi con i comandi vincere o meno un combattimento. Era qualcosa di ferro, vabbè. Sì, da una parte sì, dall'altra pure quello là ha sbagliato, perché poi tanto ti mettono sempre più avanti dei PG che ti levano un boato e tu gli levi sempre due. Quando non ci stanno i livelli, secondo me è brutto per quello. Non tanto per X motivi, ma proprio perché io non posso levarti sempre due. E invece i nemici a metà gioco già levano 10, i nemici a fine gioco levano 100. Quello e tu levi ancora 2. Quello è un po' delle cose un po' più, chiamiamole realistiche, mi dà urto per quel motivo. Vado un po' lontano.
Non ho visto il cane, infatti. Senso, ognuno ha il suo pregio e il suo difetto quando effettivamente non viene trattato nel giusto modo. Il cano. Andiamo dal cano. C'è un po' di guardie qua, però. C'è qua sotto. Andiamo dal cano. Cazzo. No, vedo. Non viene. Su. Quando ti troverò smetterai di fischiare. Infatti, non fischio più. Non c'è nessuno qua, vai. Che cazzo che peso quello? Porca merda. Se ne è accorto, dopo un'ora si accorge che il compare è morto. Cano. Trovo. Vai, un fischio basta, su. Qua. Ecco, una volta potranno fare un sasso o qualcosa per distrarli, ma chi? Sarà solo, convitemi. Ai viniti. Quanto è tenero. Come fa a sapere che è là?
No, il fischio mi sta bene, però a parte che devo farne 20 e non arriva, non basterebbe uno. Ma in più servirebbe pure un sassolino pure per distrarli invece e mandarli lontani. Al giro qua, eh? No. Allora è tornato su. Minchia, qua non mi copro. Quasi. Lì no, quasi, perché? Ma tanto con l'assassino non gli levi tantissimo, eh. L'hai visto pure da vicino, me l'ha passato la cosa lancinella, tipo un quarto di vita. Ok, lui sta andando giù. Mi vado a uccidere l'amichetto Fritz. Ma intanto io ho ucciso tutti i compari. Adesso sta a noi, compare. Guarda, il coso arancione che vedi è quanto gli levo io col colpo. Tu fai le bombe di fumo. Io mi nascondo. L'intelligenza non è delle migliori perché io stavo andando di qua, lui guarda da rimasto. Tanto cazzo. Rimasto, guarda, è rimasto incantato là. Facciamo così. Oh, l'ho sbloccato? No, ma continua a farlo però da abbassato. Giustamente. Ma continua a farlo da abbassato. Con te? Questo è un po' una cazzata perché negli altri bastava piombarvi dall'alto al momento giusto e morivano. Qua no. Sì, quanto alto?
chi lo dici? Scusami. Mi aiuta te? Scemo. Così? Aia. Sbagliato. Avveleno. Te? Di chi? Madonna, buona. Questo ci vuole ancora un po' arrivarci. Questo di rango diventa il miglior mezzo. Un colpo scemo. Dovrebbe essere che abbiamo finito. Dovrebbe essere così anche qua, a maggior ragione che lo sorprendi e lo atterri, per cui sarebbe più facile ucciderlo all'istante. Dovrebbe. Però purtroppo non lo fanno perché hanno messo tirato, non è che il GDR come dicono quei due sul server che va a rovinare determinati giochi, è non saper fare il GDR che va a rovinare i giochi, perché metti il GDR, però se tu eri bravo a nasconderti bene e tutto quanto, lo potevi uccidere a prescindere. Però giustamente ci sta anche il fatto che un nemico potente, che fai il boss di fine gioco, te ci nascondi dietro e l'ammazzi e rompi proprio la tematica del nascondersi. Sto prendendo fuoco. Aiuto. Dicono qualcosa. Tanto qua l'accampamento. No, non ho trovato. Cazzo. Non era questo, raccoglietto non era questo. Cos'è? Forse entra il tempio davanti? Non ci ho pensato. Infatti. Oh, 39.
Visto? Hai tentato di rubare e gli dei ti hanno punito dando di fuoco, Madonna, davvero? Non si ruba, ragazzi, non si ruba, non si fa. Se no poi gli dei ti puniscono. Poco non mi rido a fuoco da solo, di nuovo. Mi chiedo, parlavo con questa, vediamo un attimo. Questa è una delle missioni che ho preso là. Ho visto la tua mamma. Che succede? Maledetti banditi! Hanno rubato il mio papiro! Hai idea di quanto costi, Mistios? Non posso permettermene altro! E le guardie non fanno nulla contro di loro! E vuoi che io uccida anche i banditi? No, voglio tornarne in Dei possesso. banditi? Non a pollo. Siamo sul gufo? Cazzo vuoi? Minchia. Sono qui per la tua offerta di lavoro. Che succede? Non molto tempo fa abbiamo combattuto qui contro il nemico. Abbiamo respinto gli spartani, ma loro non Ah, ne ma ci avevano vuole che si abbastanza. voglia avere figli avversari. Escogitano qualcosa. Abbiamo appena sentito che reclutano mercenari e fanno scorta d'armi. Prevedo una battaglia, dobbiamo agire. Vuoi che distrugga le scorte militari? Sì, Ma come? esatto. Vabbè. Me ne occupo Bene, sei imbattibile. Tornerò quando avrò finito. Vabbè, così facendo distruggo entrambi, li lascio uccidere e divento il re del mondo proprio. Che lì c'è qualcosa. Non so vedere chi è quello. Minchia, quanto è grande la mappa, però. No, Oh cazzo! Ma perché fanno ti attacchi così? Sono troppo lontano! Non vedo cosa sta facendo.
Morta. Chi ho ammazzato però? Vabbè, non ho capito chi ho ammazzato però. Ma che tu sappia funziona a fazioni? Voglio dire, se ora distruggi le scorte militari degli Spartani c'è la possibilità che te... Oppure la conse... Boh, non lo so. Poi che quello ho chiesto, che mo che devo fare? Uccido quelle Spartane, uccido quelle loro e più quelle Spartane, e tutti muoiono di fame. E rimango solo io e vinco tutti. Ah, lei l'ho uccisa però. E non so chi sarebbe, però va bene. No, devo vedere un attimo le missioni. Anzi, mercenari. No, dove salta lì, fanculo. Ma non c'è un fabbro. Ehi, al cazzo tu! C'è niente di buono per me. Fottiti. Prendo io un po' di cose, ma... C'è un luogo in cui cercare il capo, ecco. Sono molti cani qua per terra, eh? La cosa non mi piace. Minchia! Che palle! Posso uccidere chiunque qualcosa? Dai, si è buggato.
Non voglio vedere gli altri uomini. Secco. Animalisti. Succa. Mi spieghi dove stava andando il maialino? Guarda, vola! Ma così rubo! E così se ne vanno. Rubato, ma non ho detto niente. Adesso me li riconoscevo con i nemici. Oddio, e vuoi saltare con l'altro? Fatto sgamà, normale. Minchia quanti ne stanno qua.
faccio sgamare. Ecco, per esempio qua ci dovrebbe poter essere una cazzo di uccisione come c'è in Assassin's Creed, sì, in Assassin's Creed, come c'è in Uncharted, che io tipo da sotto così ci potrebbe essere un qualcosa che io tipo faccio. Ah, ci sta, buono. Ok. Si posso ammazzare, signore. Tutto questo eco. Lasciamo un attimo in vita. Vedete, recuperati gli altri capitoli così impari qualcosa delle dinamiche di combattimento. Tutti quelli che ora giocano ad Odyssey si sono fatti le ossa giocando ai primi capitoli. Spero dove lo andavo giù. Allora. Da qua ci sarebbe la... No, beh. Allora, io devo andare lì. Fanculo. Quando comincia a mirare. Per te solo lame. Se girava, mi vedeva proprio precisamente.
Minchia. Intanto sono morti di paracaduta. Qua proprio assassini spietati. Minchia quanto casino. No, che bastardi, mi dicono che lo posso ammazzare, ma non... Mannaggia, madosca. Ma che cazzo? Cioè, guarda, ma lo so, ma mi dava che lo potevo colpire, mi dava il fegno arancione. Poi prima c'era l'albero in mezzo, ma non l'ho calcolato. Sei cieco. Qui ce n'era uno, ma m'ha visto palesemente qua. No, 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 no.
Grande. Ma non è vero, non ho preso in testa, ho preso male che vada su un fianco. Loro li ho ammazzati tutti, ho bruciato la cosa, ma ce ne sta un'altra giù da bruciare. Un nuovo arcio. Minchia, quante cose c'è. Ah, prendi qui anche se ci fossi dopo normalmente. Vabbè. Speriamo, perché non sono sicuro che dopo non lo farà così. Ok, e devo bruciare l'altra cosa. È finita, ho visto un altro coso viola. Che ti sei girata? Ok. Ho completato. Madonna, 1200 ancora non so se devo arrivare. C'è qualcosa a tempo. Salto della corda. Madonna. Dove finiva il tempo qui?
Procio? Che cazzetto è quello, Procio? Hai bisogno di un statista? A Dateia, ogni gente esprime la sua opinione. A Sparta, i potei. E i deboli devono ascoltare. Il sistema ateniese sembra caotico, ma è un caos che riflette il volere del popolo. La gente non sa quello che vuole. Crede di volere prezzi del grano più bassi, perciò il rivale è il suo mercante di fiducia, Nereo. Ma quelle tariffe servono a pagare solo gli stessi. Vuoi che l'uomo muoia? No, no, no. Io sto prendendo missioni su missioni. Ah, andiamo qua. Ah, si sta curando. Cazzo. Quanto è lungo questo muro? Ah. Ok.
Ah, non ci ho fatto caso, cazzo. Grazie maledetto. Me le posso rifare, però. Inventory. Calcolo qua l'arma che... Infatti poi ci ho messo la creazione automatica. Madonna, guarda dove cazzo sono andati. Ma chi se ne stanno più? Dove cazzo sono andati? Pure qua dentro sto al sicuro, perché... Ma che parli invece che ammazzarmi con dopo di... Ah cazzo, io devo pure il comandante là. Guarda di te, amore. Ora giù.
Liscio. Cazzo, me la parata al culo. Di chi? Devo tornare da Stentor ora che il capo degli Ateniesi è morto. Ce ne sono ancora due là però. Ah, però dobbiamo andare a vedere totale. Madonna! A me dal lupo? Dai, io lupo, siamo insieme. Sono stato io quello che ti ha aiutato dall'alto. Guardi, lupo. Mi dispiace, lupo, però tu mi attacchi pure a me. Raccogli. Così dovrei c'è tanto e poi andiamo. Un'altra cosa, io devo andare qua pure, c'è pure una missione qui. Allora, facciamo qua, qua e poi andiamo qui, tanto sono le 6, verso le 7 e mezza ci fermiamo, ora andiamo pure al 6 e 8, devo andare alla fame. No, 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 no. Arrivo io a salvarvi tutti dalla faida familiare. Ah, ma cosa?
Io con 750 cifre, aspetta. Hanno detto loro pronto e poi hanno riattaccato da soli. Complimenti, bravi, mi siete piaciuti. Facciamo quasi 20. Ci proviamo? Sputuratamente? Però che stronzate. Ma non è vero, è buttante la fame. Ti distrarrei per ore. Subito solo? Punto. Diventa un gioco a luci rosse. Uccidiamo. Dai, perché posso piagne.